Bentrovati all'approfondimento dei transiti di febbraio. Il mese, come potete vedere, si apre con una luna nuova nel segno del Capricorno. Ci troviamo nella costellazione lunare Sravana, che ci dà il potenziale di fornire connessioni. Dunque, è una luna che tende a creare collegamenti tra le persone, condivisioni di pensieri, di situazioni, di materiale. E soprattutto, avendo come simbolo un orecchio, Sravana ci mette nelle condizioni favorevoli di poter ascoltare, quindi favorisce l'ascolto di che cosa? In primis della nostra stessa voce interiore, e questo è un punto, come vedremo, molto importante, dato che abbiamo ancora Mercurio retrogrado e il quinto chakra vuoto. Quindi è un lavoro, quello che siamo chiamati a fare in questo momento, di miglioramento della comunicazione, prima di tutto con noi stessi e poi naturalmente anche con le altre persone. Quindi questa luna nuova con cui si apre il mese di febbraio ci predispone a rivedere proprio a livello animico la nostra apertura comunicativa. Sravana è anche chiamata la stella dell'apprendimento, infatti la divinità a lei associata è Sarasvati, che è una divinità che porta conoscenza, quindi predispone anche come abbiamo visto, all'ascolto, ma anche proprio all'assorbire, all'apprendere nuovi tipi di conoscenze. È chiamata anche colei che zoppica, questo indica un iniziale tentennamento che poi però con l'andare del tempo porta un miglioramento, dunque invita ad avere pazienza. Il momento che stiamo vivendo richiede, come abbiamo già visto, grande fiducia, ma soprattutto anche la pazienza, che poi con la fiducia va di pari passo, perché se mi fido che nella vita tutto arriva al momento opportuno e ho fiducia nella divinità che sta orchestrando le nostre vicissitudini terrene, allora smetto di essere impaziente. Quindi questa luna nuova ci mette nelle condizioni, come vedete, di ascoltare, di avere pazienza. Sono doti importanti quelli che siamo messi in questo momento nelle condizioni di sviluppare. Un lato un pochino meno simpatico di questa nakshatra è la rigidità e anche l'ostinazione. Quindi, come sappiamo ormai in questo periodo abbiamo questo settore che corrisponde al primo chakra, molto molto bersagliato, dunque è facile anche scivolare nel rovescio della medaglia, che comporta appunto un irrigidimento, una contrazione del primo chakra con conseguente preoccupazione, ansia, bisogno di controllo. Quindi, come vedete, è molto interessante il fatto che in questo quadro l'unico aspetto che si forma, qui siamo proprio al primo di febbraio, è l'aspetto che questi pianeti in Capricorno, all'altezza del primo chakra, ricevono dal nodo nord. Ecco, vi ricordo, associando i chakra ai segni zodiacali, in questa casella dove abbiamo appena visto la presenza di tutti quei pianeti, essendo il Capricorno un segno governato da Saturno ed essendo Saturno a sua volta associato al primo chakra, Muladhara, ecco che troviamo una concentrazione di energie proprio in questa zona. I pianeti coinvolti sono Saturno, domiciliato perché si trova nel suo segno, la Luna congiunta al Sole, e abbiamo il fenomeno della Luna nuova, come stavamo discutendo, Plutone e Mercurio retrogrado. Mercurio sarà retrogrado ancora per pochi giorni, fino al 4 febbraio, però di fatto in questo momento ancora lo è. Ricordo che Mercurio retrogrado in Capricorno porta una tendenza
un po' al pessimismo, alla negatività. Mercurio è il pianeta collegato ai nostri pensieri, alla nostra facoltà comunicativa. Quando è retrogrado, come tutti i pianeti retrogradi, le sue qualità marciano un pochettino al contrario, quindi anziché portare calore, ottimismo, entusiasmo, un Mercurio retrogrado, soprattutto in Capricorno, che è un segno abbastanza rigido, governato da Saturno, può generare un linguaggio brusco e ci ricorda, perché i pianeti retrogradi ci portano indietro ad esperienze che abbiamo fatto in incarnazioni precedenti, quindi fa riemergere a galla quel vissuto che tutti abbiamo avuto prima o poi di aver ferito altre persone con le parole. Quindi in questo momento è molto importante, ripeto, lavorare sul quinto chakra. Vedete qui queste caselle sulla destra che sono collegate al quinto chakra e al sesto, sono vuote. Dunque c'è bisogno di spostare l'energia anche in questi settori e Mercurio retrogrado ci invita proprio a rivedere l'utilizzo della nostra parola. Quindi l'ideale in questo periodo è osservare il nostro modo di comunicare e cercare di portare entusiasmo, calore, evitare di comunicare notizie negative, di trasmettere pessimismo. È chiaro che nel momento che stiamo attraversando viene molto facile, ma è proprio per questo che siamo messi in queste condizioni di trasformarci. Quindi è un'ottima palestra per, come dire, promettere a noi stessi che dalla nostra bocca usciranno soltanto parole di positività, che portano calore, che portano entusiasmo. Questo è il lavoro a cui ci invita Mercurio retrogrado in Capricorno. Ecco, vi rimostro l'associazione qui all'altezza del quinto chakra. Come vedete, sono settori in questo momento che non vengono attraversati da nessun pianeta e quindi necessitano di avere una controparte, altrimenti si perdono queste energie. E in questo momento il quinto chakra ha davvero bisogno di essere rinforzato, quindi Vishuddha. Ci sono, ripeto, ancora 4 giorni di tempo per sfruttare questo moto retrogrado di Mercurio che il 4 di febbraio ritornerà a marciare in avanti. Ecco, ritorniamo all'osservazione di questo aspetto che, come vedete, in questo momento è l'unico. Il nodo nord che si trova in toro, ricordo l'asse nodo nord in toro, nodo sud in scorpione, che abbiamo ampiamente approfondito sia nell'analisi generale dei transiti del 2022 che in quelli specifici del mese di gennaio. Questo nodo nord in toro va proprio a mandare i suoi raggi su questo settore che è così denso, intenso. Che cosa significa? Che è grazie al raggiungimento di questa energia taurina, che ricordo essere associato al quarto chakra, eccolo qui, vedete, il nodo nord si trova in toro, governato da Venere, associato al quarto chakra, Anahata. E il nodo sud invece si trova in scorpione, governato da Marte, associato al terzo chakra Manipura. Quindi siamo in questo momento importantissimo di passaggio di transito dal terzo chakra Manipura, potere personale, ad Anahata chakra, il quarto, la forza del cuore, da un paradigma maschile, Marte, a un paradigma più femminile, Venere. Questo non significa che deve prevalere l'energia femminile su quella maschile, ma siccome per tanti anni siamo tutti bene o male stati attirati sia a livello individuale che di collettività verso un paradigma più maschile, adesso si tratta di aggiungere quello che è stato carente negli ultimi anni, quindi non è che ha più valore l'archetipo femminile rispetto a quello maschile, si tratta di trovare finalmente un giusto equilibrio. Dunque, il raggiungimento di questo paradigma femminile del cuore, ricordo, contatto con la natura, rallentamento dei ritmi, sviluppo di pochi valori ma buoni e soprattutto tanto spazio alla creatività.
che è un'energia fondamentale per la vita ed è fondamentale soprattutto per la vita della nostra anima. Tutti abbiamo un'anima indipendentemente dal fatto che siamo uomini o donne, quindi questo aspetto in questo momento va recuperato e nutrito. Ecco, se andiamo in questa direzione, quindi lasciamo la dinamica scorpionica, il nodo sud ci invita sempre a lasciare andare qualcosa. E ci dirigiamo verso il nodo nord in toro all'altezza del quarto chakra, ecco che questa energia va direttamente, vedete, a riversarsi su questi cinque pianeti nel segno del Capricorno all'altezza di Muladhara Chakra, il primo, e va a sciogliere questa tensione. Dunque, questo asse nodale Rahu in toro e Ketu in scorpione è veramente la chiave in questo momento. Per sciogliere tutta quella tensione che si va a creare all'altezza del primo chakra e che vi ricordo può generare paura intensa, preoccupazione, ansia, eccessivo senso di responsabilità, di controllo. Per cui è davvero molto importante in questi ultimi mesi, perché poi, come abbiamo visto, nel mese di aprile i nodi lunari cambieranno posizione, cambieranno asse, sfruttare queste ultime importanti settimane proprio per andare o perlomeno iniziare ad orientarsi in questa direzione. Abbiamo poi ancora in corso, fino quasi alla fine del mese, come vedremo, questa bella congiunzione proprio delle due energie maschili, Marte e femminile, Venere. Marte e Venere insieme nel segno del Sagittario. Si tratta di un'accoppiata molto bella e vincente, soprattutto in un segno così spirituale come quello del Sagittario, che tende ad andare oltre l'apparenza. Come dimostra il suo glifo, questa freccia puntata verso l'alto ci invita proprio a guardare oltre l'apparenza del mondo materiale e queste due energie del femminile e del maschile insieme in un segno di fuoco mobile governato da Giove, che è in grado di portare fiducia, entusiasmo, ottimismo, in questo momento è un'ottima risorsa da sfruttare. Quindi abbiamo ancora diverse settimane di tempo per godere di questa combinazione, di questa congiunzione. Invito sempre a confrontare le posizioni planetarie di questi transiti con il vostro tema natale, qualora l'abbiate, naturalmente un tema natale calcolato secondo lo zodiaco siderale e non quello tropicale, per andare a osservare dove effettivamente cade questa congiunzione Marte-Venere, perché quella casa, quel settore, in questo momento riceve un'energia molto speciale che è bello poter mettere a frutto. Andiamo avanti e vediamo che il 12 di febbraio il Sole esce dal segno del Capricorno ed entra in Acquario. Vi ricordo che queste datazioni non corrispondono alla classica cronologia dell'astrologia occidentale, che è invece sfasata di 10-15 giorni, proprio perché non tiene conto del movimento precessionale dell'asse terrestre e dunque attribuisce delle posizioni planetarie che non sono in realtà corrispondenti con quelle astronomiche. Dunque il 12 di febbraio il Sole, come vedete, entra nel segno dell'Acquario. Il Sole in Acquario è veramente propizio in questo momento perché spinge il nostro spirito, che è rappresentato dal Sole, ad ampliare le vedute. L'acquario è un segno collegato al futuro, è un segno che si predispone per innescare una nuova rete di collaborazione tra gli esseri umani che vengono visti tutti allo stesso livello, quindi ci porta ai principi di libertà, di fratellanza, di uguaglianza. Un sole in acquario sicuramente ci rafforza
interiormente nella spinta che già normalmente percepiamo in questo periodo di creare qualcosa di nuovo, nuove connessioni sociali, una nuova socialità, questa spinta proprio ad andare verso un mondo nuovo, basato su valori autentici, questa spinta a costruire qualcosa di nuovo viene fortemente enfatizzata in questo mese in cui appunto il sole si trova in questo segno, quindi è un altro aiuto per sciogliere quella tensione, quella preoccupazione che c'è in questo momento all'altezza del Capricorno e del primo chakra. Il 16 di febbraio avremo una luna piena, come vedete, quando la luna è in opposizione al sole, vedete il sole a 4 gradi, la luna anche, quindi sono in opposizione perfetta, si trova nel segno del leone, precisamente nella nakshatra, nella costellazione lunare che si chiama Maga. Maga ci dona un potenziale di evoluzione spirituale molto grande, è una costellazione lunare che ha una forte vibrazione di regalità e che ci permette addirittura di fare delle esperienze di distacco cosciente dal corpo. Quindi questa luna piena ha un potenziale veramente molto spirituale. C'è da prestare attenzione a eventuali sogni fatti proprio in questa giornata. E per chi è più sensibile e predisposto, potrebbero anche verificarsi dei fenomeni particolari ed accentuati di percezione proprio di energie più sottili. Controparte di questa posizione è una possibile sensazione di insicurezza, il bisogno in qualche modo di dover provare noi stessi agli altri. Questa è una dinamica abbastanza comune nel segno del leone. Il leone è un segno di fuoco fisso, apparentemente molto forte, però ha un pochettino questa insicurezza e fragilità di fondo, cioè è molto connesso, dipendente quasi dal giudizio, dal feedback che riceve dalle persone che gli stanno intorno. Quindi se non siamo ancora completamente centrati, questa luna piena può far vacillare, soprattutto a livello emotivo, la nostra anima e magari farci venire un pochettino quel bisogno di ricevere delle conferme dall'esterno. Questo però denota che ancora non abbiamo raggiunto quella completa confidenza, sicurezza e fiducia in noi stessi. Quindi, occorre prestare attenzione. Sempre con distacco osservarci da fuori e notare quando ricadiamo in queste dinamiche che sono comunque collegate all'ego che ha bisogno di sentirsi rafforzato, sostenuto, compiaciuto. Quindi, in base a come ci troveremo in questo momento, potremmo avere queste due reazioni differenti a questa luna piena in Leone nella costellazione lunare di Maga. Il 23 di febbraio avremo la luna debilitata congiunta al nodo sud in Scorpione, un fenomeno che si era già verificato naturalmente il mese precedente, quindi in gennaio, però cadeva in un'altra costellazione lunare. In gennaio abbiamo visto questo fenomeno nella nakshatra di Anuradha, adesso invece si verifica in Vishakha. Quindi questa posizione che cosa comporta? Allora, innanzitutto la Luna quando è in Scorpione è debilitata, dunque è automaticamente già più fragile, più sensibile, un pochino più tormentata. In congiunzione al nodo sud fa riemergere quei bisogni di riconoscimento affettivo, può metterci un pochettino in conflitto con la nostra parte femminile. Quindi questo, come quello già del mese di gennaio, è un transito molto delicato, soprattutto per chi ha un forte collegamento con la Luna o con il segno dello Scorpione. In questo caso Vishakha ci invita proprio ad esercitare la pazienza, perché è una costellazione lunare che dà risultati, ma lentamente. Quindi ci aiuta proprio a
quietare i turbini dell'anima, questi turbamenti emotivi, e con un atteggiamento di pazienza a pian pianino dominare, gestire questi tumulti emotivi. Potrebbe affiorare una certa dose di rabbia, di frustrazione, di aggressività, perché comunque nello scorpione la luna, per di più congiunta a Ketu, come vi dicevo, può far riemergere quei sentimenti, quelle emozioni di frustrazione che magari abbiamo tenuto chiusi, tappati, e con questa combinazione planetaria riemergono. Quindi se non li abbiamo ancora elaborati, possono anche manifestarsi con una certa violenza, irruenza. Dunque è importante, sapendolo prima, sempre grazie all'autosservazione, cercare di esercitare un pochettino di distacco, perché poi alla fine quella parte di noi che va a prendersela per queste dinamiche è sempre l'ego. Se noi ci spostiamo, spostiamo il focus dalla nostra personalità al nostro sé superiore che è centrato sul cuore, tutte queste dinamiche vengono automaticamente ridimensionate perché non c'è più quella forte identificazione. Ci troviamo comunque nel segno dello scorpione, dunque un po' sempre in agguato. Quella frequenza di tradimento, tradimento che può essere nei nostri stessi confronti, quindi una mancanza di sincerità, un raccontarcela per coprire i nostri veri bisogni, le nostre vere esigenze. Dunque è un transito intenso, ma che ci aiuta a recuperare allineamento tra pensieri, sentimenti e azioni, proprio perché fa emergere questo malessere che deriva dal fatto di non essere sinceri con noi stessi, o magari anche per alcuni si tratta di una mancanza di sincerità anche nei confronti delle persone con cui ci si relaziona. Quindi è una spinta alla verità. Il 25 di febbraio Marte lascia per poco Venere e entra nel segno del Capricorno. Questa è una posizione per Marte molto favorevole perché Marte in Capricorno è esaltato. Cosa significa? Che in questo segno l'energia di Marte, che è un'energia dirompente, trova la giusta canalizzazione, perché il Capricorno, un segno governato da Saturno, riesce automaticamente a dare una direzione e l'energia di Marte che riceve una direzione diventa un'energia costruttiva. Quindi Marte in Capricorno riesce veramente a ottimizzare le proprie forze e le focalizza tutte in una direzione. Quindi è molto anche questo transito favorevole e di sostegno per trovare davvero dentro di sé, per raccogliere le forze e orientarle verso l'obiettivo che ci siamo prefissati. Dicevo che Marte lasciava Venere solo per poco perché il 26 di febbraio, quindi il giorno dopo, anche Venere lascia il segno del Sagittario ed entra in Capricorno. Ora, Venere in Capricorno non è così felice come Marte, perché ovviamente, essendo due energie polarizzate, se una sta bene, l'altra, insomma, perché Venere, che è collegata naturalmente con l'energia del cuore, con un archetipo di femminilità nel segno del Capricorno, che è molto efficace, molto efficiente, ma anche eccessivamente rigido, Venere si sente un pochettino stretta. Quindi attenzione, perché con questo transito tutte quelle che sono le energie creative che vogliono essere appunto sviluppate dal nodo nord in Toro, rischiano di subire un rallentamento, o comunque ci vuole un pochettino più di impegno per orientarsi in quella direzione. Quindi Venere in Capricorno mette alla prova la profondità dei nostri sentimenti e della nostra energia femminile. E guardate qui come si conclude il mese: il 28 febbraio abbiamo una super concentrazione di pianeti, abbiamo sei pianeti nel segno del Capricorno, più in questo preciso momento che è
tra le 5 e un quarto del mattino e le 6 e mezza l'ascendente che cade anche in Capricorno. Quindi provate a pensare una persona che viene alla luce in questo momento, che tema natale particolare che avrà, perché c'è questa concentrazione estrema, esagerata nel segno del Capricorno, quindi una forza di realizzazione grandissima, ma d'altro canto tutte le energie, come vedete, sono spostate verso i chakra inferiori e quindi c'è una situazione di notevole squilibrio e dunque andrà poi recuperata col passare del tempo. Questi transiti, questi sei pianeti nel segno del Capricorno ci metteranno per l'ultima volta in questa fase del 2022 veramente alla prova su questo primo chakra. Abbiamo già visto in anteprima che nel mese di aprile molti pianeti importanti si sposteranno, quindi l'energia andrà a cambiare, però adesso stiamo ancora vivendo proprio le ultime fasi, ma molto intense, di questa concentrazione di pianeti nel segno del Capricorno all'altezza del primo chakra. Quindi ricordo, quando c'è un primo chakra così pieno, così contratto, abbiamo il rischio di cadere in un'esigenza eccessiva di controllo, quindi l'ego va a prevalere. Entra in ansia un pochettino perché se non ha la possibilità di controllare si spaventa e quindi c'è veramente da tenere ancora duro in queste ultime settimane che ci separano da un cambiamento veramente sostanziale dell'energia. Non è facile perché comunque la pressione che stiamo ricevendo, che riceveremo soprattutto verso la fine del mese di febbraio, sarà molto forte, molto intensa, ma è proprio funzionale ad aiutarci a scegliere in quale direzione orientare il nostro primo chakra. Se continuare a contrarlo e quindi generare paura e preoccupazione, oppure se aprirlo grazie alla frequenza della fiducia e riuscire a superare se stessi letteralmente, perché qui si tratta di disidentificarsi dall'ego, vuol dire lasciare andare davvero la preoccupazione per il corpo fisico e comprendere che ciò che conta, siamo qui incarnati in un corpo, come lo siamo già stati in altre vite, per portare avanti la crescita della nostra anima. Quindi, anche se in questo momento l'ego è portato a soffrire molto, perché tutto quello che accade va a colpire la nostra personalità, abbiamo comunque sempre l'opportunità di spostare il focus dalla personalità al nostro sé spirituale e di riuscire a vedere che queste prove che stiamo affrontando in realtà sono una benedizione perché stanno rafforzando la nostra anima, perché ci stanno permettendo di maturare, di staccarci dall'ego e di ritornare ad una visione della vita più autentica, una visione della vita che ha come obiettivo primario la fioritura dell'anima, la gioia del nostro spirito. Il corpo è soltanto uno strumento per permetterci di crescere a livello animico, per far maturare un amore vero ed incondizionato, al di là di tutte le costrizioni e le cose apparentemente tremende che stanno accadendo nel mondo, ma è un momento eccezionale, è un momento prezioso e se riusciamo a superare noi stessi, che è quello che i pianeti ci invitano proprio a fare in questo momento, avremo come ricompensa un nuovo modo di vedere alla vita e più ci stacchiamo dal bisogno di tutelare, di proteggere il nostro corpo fisico, più ci avviciniamo, anzi ci riavviciniamo alla nostra vera essenza. E questa è un'esperienza, credetemi, che non ha prezzo, perché questa esperienza,
ci accompagnerà anche in altre vite e ci consentirà di avere un cammino sempre più appagante, luminoso, gioioso. Preoccuparsi soltanto delle vicissitudini del corpo fisico comporta necessariamente una sofferenza, perché il corpo fisico è per sua natura già destinato ad un certo punto a deperire e a lasciarci andare. Se invece spostiamo il focus sulla nostra anima e sul nostro spirito, abbiamo garanzia di eternità. Quindi vi auguro veramente di poter vivere al meglio questi intensi transiti del mese di febbraio. Ciao, alla prossima!